E buonasera dal gruppo degli artisti irpini. Abbiamo al telefono la professoressa Franca Molinaro che ci parlerà un po' di etnobotanica, visto che a Bonito sarà questo l'argomento del convegno che si svolge quest'oggi alle 5. Prego. Sì, stasera praticamente l'ultimo appuntamento con gli studi di etnobotanica di quest'anno, il primo l'abbiamo avuto all'inizio dell'anno al carcere borbonico. Continuiamo stasera questa sorta di ricerca tra il pubblico e il racconto nostro come esperti. Si parlerà di erbe magiche, erbe capaci di mantenere lontani gli spiriti, il male e anche di curare erbe buone, erbe dei santi, di San Giovanni, erbe della Madonna. E il tutto nasce dalla mia ricerca sulle erbe del luogo, però chiaramente senza persone che ci aiutano, diciamo il pubblico che interviene e racconta la propria esperienza, le proprie competenze, i ricordi, una cosa non sarebbe possibile. C'è lo psicologo Nunzio Lucarelli che parlerà del rapporto con la natura, l'importanza della natura nell'equilibrio della psiche. Ci sarà il professore Emilio De Roma, che è il nostro coordinatore, che parlerà un po' dell'associazione e delle varie attività che stiamo facendo. E poi chiaramente l'amministrazione, il sindaco De Pasquale, Valerio Miletti, responsabile della cultura. Questo è quanto. Ricordiamo che insomma, l'etnobotanica si basa proprio sulla origine, un po' come no, per l'etimologia. In questo caso l'etnobotanica si riferisce proprio alle tribù, se vogliamo usare questo termine, un po' di tutte le piante per le loro qualità, proprietà. Non a caso, facciamo un esempio forse più vicino a noi, i monaci benedettini a Montevergine hanno fatto l'Antemis, per dire, un grandissimo liquore, non solo. Quindi veramente potrebbe essere una risorsa che di qui nei prossimi anni, non diciamo ora, ma a lungo termine potrebbe essere importante. Assolutamente sì, perché da sempre le piante sono state le compagne soprattutto della donna, fin dalla preistoria, perché poi è sempre stata competenza del mondo femminile quella dello studio delle erbe e delle proprietà. E sicuramente le erbe spontanee sono una risorsa del nostro territorio, visto che abbiamo una flora ricchissima. Io mi occupo anche di quelle eduli, quindi non solo. Come tu sai, ho pubblicato anche un libro sulle erbe eduli, quindi anche messe a tavola, è una cosa molto interessante, perché in Irpinia ce ne sono tante, insomma, da poter portare in cucina. Etnobotanica significa studio delle erbe, ma dal punto di vista dei popoli, di quello che ne hanno fatto i popoli, le varie etnie, ecco. E quindi la riscoperta degli irpini, in effetti. Dell'Irpinia sicuramente sì, ma di tutto il territorio, non poniamo confini, perché poi le erbe che non esistono, erbe che stanno solo in Irpinia, le erbe hanno un'area loro e quindi mediterranea, che so, Certo. appenninica, sicuramente anche Irpina, perché no? Allora, dobbiamo dare un po' i contatti, i link dove potersi rivolgere per qualsiasi informazione sull'etnobotanica. Il blog è quello della Grande Madre, dove c'è proprio una pagina dedicata all'etnobotanica. È la grandemadre.wordpress.com. E ringraziamo la professoressa Franca Molinaro dal gruppo degli artisti irpini. Buonasera. Grazie.